Ciao ragazzi, benvenuti alla parte 13 del video Walk Through Divirane. Allora, questo ragazzi non per demoralizzarvi e chiudere subito il video, però è il capitolo più noioso del gioco. Però vabbè, ho detto che vi faccio vedere tutto il gioco e ovviamente ve lo devo far vedere tutto. Comunque, qua diciamo che inizieranno più che altro ad incrociarsi le storie dei personaggi. Quindi qua impersonerete di nuovo Scott. Allora, proviamo ad entrare. Suonando, ovviamente non risponderà nessuno. Bussando, ho caricato le texture adesso. Bussando, ovviamente non risponderà, non aprirà nessuno. Aprendo la porta, figurati, è chiusa. E niente, dicevo, si comincerà a incrociarsi, incominceranno ad incrociarsi le storie di tutti i personaggi. Allora, praticamente Scott va in questa casa della signora Bowles, che è praticamente una madre il cui figlio è morto, e il figlio voi non scoprirete dopo, e praticamente, però è una cosa indiretta, indirettamente lo stesso bambino che avete visto morto con Jaden. Non so se vi ricordate l'inizio, che avevate utilizzato gli occhialiari per la prima volta, che incontrate quel bambino morto e l'abbiamo analizzato, non so se vi ricordate. E quello è il figlio di questa signora Bowles, quindi vedete che iniziano a intrecciarsi le storie. Beh, questi lasciano le porte aperte, lasciano una chiusa e poi questa aperta. Dei fucking genius. Signora Bowles? Signora Bowles? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Complimenti. Lasciamo un bambino a casa da sola. Oh, Gesù. Eh beh. Ha abbandonato una bambina. Complimenti. Casa aperta, abbandonato tutto. Ciao, piccolina. Oh, stai chiamando la mamma? Comunque, un'altra cosa. Andando un po' off topic, anche se non si dice off topic per un video, ma non importa. Cambiando discorso, io vi lascio qua sotto nella descrizione del video il nuovo capolavoro che sta facendo David Cage, che si chiama Beyond, che hanno presentato alle 3 2012, ragazzi. Se non l'avete visto, è una grandissima figata. Adesso vi racconto, prima vi faccio vedere le interazioni, così almeno, che è più importante. Dopo, nei punti morti, vi racconto com'è la storia di sto Beyond. Oh, merda. Questa si è suicidata. Signora Bowles! Signora Bowles, mi sente? Il sangue è fatto veramente male, però. Sveglia! Vediamo la susta crista. Chissà da quanto era lì. Vabbè. Dai, corre contro i muri. Chiamo un'ambulanza. No, non voglio andare in ospedale, la prego. Ok, c'è qualcosa con cui possa medicarla? Sì, credo di sì. Ok, non si muove. Vabbè. Torno subito. No sense, cioè questo qui si voleva suicidare, poi uno lo salva. C'è qualcosa con cui la posso medicare? Sì, credo di sì. Ma scusami, se tu ti vuoi suicidare, non voglio essere medicato. Vediamo, vabbè. Serve questo. Ci avrà ripensato. Questo. Ho preso tutto, mi serve questo. Ho preso tutto. Ho svuotato l'armadietto. Comunque questo è abbastanza inutile come cosa. Allora, praticamente Beyond è un nuovo gioco della Quantic Dream, direttore David Cage. Resti con me, Susan. Praticamente... Susan, resista. La storia non si è ancora capita benissimo. Però praticamente narra di questa ragazzina, quindi vi fa vedere la ragazzina da piccola, che ha tipo dei poteri sovrannaturali, adesso non si capisce bene. E penso che ad un certo punto non riesca più a controllare i suoi poteri e fa dei danni allucinanti, però non si è capita bene la storia. Possibile, così dovrebbe comunque dovrebbe senza dovrebbe, è sulla linea di Heavy Rain, quindi è come questo gioco.
Faccio sentire, però. Lei ha bisogno di me. Ok. Lei stia qui. Ci penso io alla bambina. Va bene? Notare come i volti dei personaggi secondari siano... con un neonato. Siano più scarni, più schifosi. So fare di tutto. Invece la faccia del detective è fatta meglio, come le altre facce dei personaggi principali. Faccio io. E comunque, adesso, questo punto, ragazzi, non è noioso di più? Ok. Bravo, bravo Pichu. Sono un detective, so fare tutto, sì sì. Appena toccato una che si stava suicidando, cioè quasi riuscita... Sangue nelle mani, tocchiamo i bambini col sangue nelle mani, complimenti. E oltretutto non si lava neanche le mani, non tocca neanche l'acqua, ma lasciamo perdere. E niente, quindi questo gioco Beyond, più o meno la storia a grandissime linee, perché non l'hanno mai spiegato ovviamente, è questa. Ed è sulla stessa base, quindi il gameplay è identico a questo di V-Rain, quindi con comandi, interazioni, muovendo solamente tasti del joystick, le vette, eccetera, eccetera, quindi è identico. E il motion capture è ancora più avanzato, perché se voi andate a vedervi qualche video, c'è un video di 10 minuti di motion capture, dove tra l'altro partecipa a questo capolavoro Ellen Page, che è una gran gnocca, ma al di là che sia una gran gnocca, oltretutto è bravissima. E secondo me ci sta riuscendo benissimo nell'impresa. Guardatevi qualche video su YouTube del motion capture. A parte che, guarda, facciamo così. Ve li lascio io nella descrizione qua sotto. Vi metto sia il video di presentazione delle tre, ufficiale, e sia il video che vi fa vedere come funziona il motion capture e l'attrice in Lampage. Quindi vi faccio vedere un po'. E praticamente è ancora migliorato il motion capture, quindi se voi andate a vedere, nel video che vi lascio, vedrete l'Empage con tutti questi puntini in faccia, questo per i delineamenti del viso. Più ci sono pallini, più riescono a, tramite appunto il motion capture, con queste 100, più di 100 telecamere, non mi ricordo, riescono a captare i sensori e movimenti sempre più accurati del viso. Le hanno messe anche sulle palpebre, sulle sopracciglia, sono dei fuori di testa. Però è fatto benissimo, ragazzi, io vi consiglio di comprarlo. E anche perché, purtroppo, questi giochi sono degli investimenti enormi, quindi David Cage, secondo me, crede in quello che fa. Cioè, oltre al fatto di voler far soldi, ma è normale, perché tutti vogliono far soldi al mondo, è proprio... cioè, ci mette proprio passione in quello che fa. E questo, e già Heavy Rain lo dimostra. Anche se non ha una graficona, lo stile, il come fa... cioè, è allucinante. Guardate questo, che cazzo fa? Batte le mani, fa un cazzo. Però comunque è fatto bene, curato nei minimi particolari. Anche se, ripeto, la grafica non è niente di che. Ma non punta sulla grafica, questi giochi non puntano sulla grafica. Anche se devo dire che Beyond è superato, cioè, è molto molto meglio di V-Rain, ma non c'è paragone. E comunque, ragazzi, andate a vedervi assolutamente questi video. Dicevo, dobbiamo, secondo me, comprarli questi giochi, se vi piacciono ovviamente. Perché comunque, come dicevo 2 secondi fa, sono dei grandissimi investimenti, quindi loro ci provano e sperano poi di vendere. Non è il solito Call of Duty, o il solito Battlefield, o il solito Uncharted, che comunque sanno già i produttori che venderà un casino. O comunque, se non venderà tantissimo come si aspettano, comunque vende abbastanza da poter continuare a fare altri giochi. Questi giochi, ragazzi, sono o la va o la spacca. Cioè, se va bene, vendo un casino. Se fa schifo, non vendo assolutamente niente. E io ho perso un sacco di soldi. Quindi, ragazzi, se vogliamo che questi giochi continuino a crescere, nascere e non far andare la next gen sulla PlayStation 4, la prossima Xbox, far sì che non fanno dei giochi free to play, non so se voi sapete cos'è il free to play, se non lo sapete andate a cercarvi su internet o su Wikipedia anche cosa vuol dire free to play. Perché è devastante, cioè se i giochi diventeranno così è un massacro. Ve lo dico, vi anticipo brevemente cos'è il free to play. Sono dei giochi che forse che già su PC ci sono a IOSA, ci sono anche su Facebook, che praticamente questi giochi free to play ve li danno gratuitamente, quindi non è detto che su Play 4 e sulla prossima Xbox
vi daranno dei giochi gratuitamente, quindi giochi anche seri con grafica così, cioè giochi tipo The Last of Us, Uncharted, con grafica anche normalissima come qualsiasi gioco, gratis. Peccato che poi per andare avanti nei capitoli vi facciano pagare un tot, o per i DLC vi fanno pagare tutto, e andranno solo avanti a DLC. Quindi vi ritroverete un gioco in mano gratis, con la differenza che dovrete pagare 2 euro di qui, 3 euro di là, 50 centesimi di qui, 1 euro di qui, e non va bene secondo me. Quando Jeremy non c'è più. È solo una presa per il culo, ragazzi. Ero così bravo. Comunque vi lascio sentire. Non capisco chi abbia potuto fargli del male. Si occupa della sua bambina da sola. Il padre di Jeremy non vive più qui. È sparito. Il giorno dopo che Jeremy... Non so cosa gli sia successo. Forse... non riuscivo a sopportarlo. Da allora ho dovuto occuparmi di Emily da sola. Ma non ce la facevo più. Capisco. Suo marito le ha detto niente prima di andarsene? Ha lasciato un biglietto? Qualcosa? No. È sparito senza dire una parola. Ha lasciato solo il cellulare. Il cellulare? Sì, ho trovato un cellulare nel suo armadio. Sono certa che non fosse suo, non l'avevo mai visto. Ho provato ad accenderlo, ma non funzionava. Ce l'ha ancora? Sì, è in un cassetto. Andiamo a prendere questo cellulare. Comunque, concludendo il discorso, ragazzi, cerchiamo di mantenere attivo il mercato. Non ha dei familiari o qualcuno che l'aiuti. Se no, qui non... sì, rischiamo di non giocare. Non che non faranno più giochi, assolutamente. Però ne faranno sempre di meno e fatti sempre peggio. Non abbiamo un buon rapporto. Dai, fammi uscire. Non è una scelta, suppongo. Abbia cura di sé e di Eddie. Lo farò, promesso. Andiamo via da sto capitolo, andiamo via da sta casa, da sto capitolo. Ragazzi, è noiosissimo, vero, sto capitolo. Vabbè, però almeno vi ho parlato e vi ho intrattenuto. Buona fortuna, Emily. Abbi cura della mamma. Dai, hai fatto il ruttino, hai fatto lo scorreggino, boh, hai fatto tutto. Boh, andiamo via, va, prendiamo sul cellulare. Accende. A quanto pare no. E niente, comunque ragazzi, per la terza volta vi dico, compriamo questi giochi. Cioè, se vi piace, se vi attizza, comprateli. Perché sennò veramente non ne fanno più, eh. Che come sta andando l'andamento economico con i giochi che costano 70 euro, è vero che costano tanto, ma anche loro ci spendono un sacco di soldi. Quindi andate subito a vedere nel video che vi lascio qua sotto se vi può piacere l'idea di un Beyond, perché è una storia differente, non è una storia tipo thriller, deve essere tipo più fantascienza, robe così, però è veramente interessante. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non il video in sé, ma penso che avete ascoltato più il mio discorso, spero. E mettete mi piace, iscrivetevi al canale, spargete la voce. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Di aver terminato appunto questa revisione dei documenti e dell'indizio appunto a disposizione che aveva Norman, e abbiamo fatto rapporto a Blake, il capitano. Adesso però vi lascio sentire. Adesso qua siamo a casa di Nathaniel. Tanto adesso vi farò vedere.